Sì, allora buonasera a tutti, e appunto è la mia prima volta qui con AV. Io vi ringrazio per essere presenti a questa presentazione e condivido immediatamente lo schermo. Ecco, ditemi se dalla regia tutto quanto. Ecco, vedete? Bene, mi sentite? Perfetto. Allora, appunto, io sono Stefano e come hanno detto appunto Silvia e Alberto, stasera andremo alla scoperta di Marte, il pianeta rosso. Un pianeta estremamente interessante, il quarto del nostro sistema solare a partire in ordine di distanza dal Sole, pianeta di tipo roccioso, terrestre, dalla caratteristica colorazione rossa derivante da, come vedremo, dall'abbondanza di ossidi di ferro nelle rocce e nelle sabbie che compongono la sua superficie. È un pianeta che ha sempre destato grande curiosità nell'uomo, in virtù della sua colorazione, al punto di arrivare ad immaginare che fosse abitato diciamo, dalla forma di vita intelligente per antonomasia, i marziani. E parlando di marziani, non posso non citare il nostro amico Marty, protagonista dello splendido fumetto realizzato in collaborazione con Astro Team Pleiadi, in cui appunto Marty, guarda caso, accompagna i nostri amici Marco ed Elisa in giro per il sistema solare a bordo del suo Galaxy Taxi e fa chiaramente tappa anche su Marte. Volevo partire un pochino con alcune pillole di mitologia. Marte, in virtù della sua colorazione rossastra e chiaramente essendo un astro errante, quindi diciamo in movimento apparente rispetto al fondo delle stelle fisse, era già stato notato chiaramente dagli antichi. Questa sua colorazione rossastra l'aveva sempre fatto associare o al fuoco e al calore, come nel caso dei popoli islamici, l'antico Egitto. Oppure, come nel caso invece della cultura greco-latina, al sangue, quindi in maniera un po' cruenta, ahimè, diciamo alla guerra. Quindi Ares per i greci e Dio Marte per i latini era appunto il dio della guerra. Il suo simbolo, lo vedete al centro, appunto, è la stilizzazione di uno scudo e di una lancia che poi è stato utilizzato anche per simboleggiare il genere maschile. Le osservazioni chiaramente sono proseguite, ma chiaramente fu l'introduzione del telescopio che ebbe dette impulso un po' alle scoperte. Vediamo che, per esempio, Cassini riuscì a calcolare, quindi siamo nel 600, 600-700, calcolò con sorprendente precisione il periodo di rotazione del pianeta, mentre Maraldi scoprì le calotte polari e ipotizzò, calcolò l'inclinazione dell'asse di rotazione marziano, ipotizzando che ci fossero delle stagioni, cosa che effettivamente avviene. Ma fu l'anno 1877, con la grande opposizione, che diciamo, l'osservazione ebbe un notevole impulso. Giovanni Virgilio Schiaparelli realizzò le famose mappe con le quali andò a indicare numerose formazioni, i nomi che lui dette ancora oggi vengono utilizzati, e diciamo, gli parve di vedere quei famosi canali che poi dettero origine a numerosi malintesi nei decenni a seguire. E sempre nel solito anno, nel 1877, Asaph Hall scoprì le due lune di Marte, Phobos e Deimos. Ebbene, inquadriamo un pochino meglio il pianeta. Ora chiaramente non voglio snocciolare tutti questi numeri, se no diventerei veramente noioso, però notate i dati principali diciamo, in paragone con la nostra Terra. Vediamo che Marte è un pianeta piccolo, circa la metà in termini di diametro rispetto alla nostra Terra, ha un'orbita molto eccentrica, la seconda più importante come eccentricità dopo Mercurio nel nostro sistema solare, un'accelerazione di gravità che è circa il 37% di quella terrestre, il giorno marziano che si chiama Sol. Ha una durata di circa 40 minuti in più rispetto al nostro giorno sulla Terra, quindi addirittura caratteristiche molto simili, come è simile l'inclinazione dell'asse. Mentre invece l'anno marziano dura, vedete, 676 giorni. Pianeta molto freddo,
un'atmosfera molto tenue, ma in grado di generare anche degli interessanti effetti, come vedremo, altrettanto tenue è il campo magnetico, e questo sarà molto importante da vedere successivamente per l'evoluzione che ha avuto questo pianeta. Due lune, come abbiamo detto. Per quanto riguarda le dimensioni, mi sembrava carino fare un po' un raffronto con altri oggetti del Sistema Solare. Nell'immagine a sinistra vedete un confronto con la Terra e con la Luna. Abbiamo detto che Marte in diametro è circa la metà della Terra, ma diciamo per combinazione all'incirca è anche il doppio, sempre come diametro, della nostra Luna. E questa è un'informazione carina, interessante da sapere in ambito divulgativo, no? Marte è un po' la via di mezzo tra la nostra Terra e la Luna. Mentre a destra invece vedete un confronto con i pianeti interni del Sistema Solare, il pianeta nano Plutone, e alcune delle principali lune del Sistema Solare. Appunto, vedete Marte, effettivamente è piccolo. Ecco. Cominciamo un attimino a indagare meglio le caratteristiche di questo pianeta partendo dall'atmosfera. Questa è un'immagine che abbiamo, che diciamo riassume le composizioni delle atmosfere dei pianeti del nostro sistema, che abbiamo già visto anche nelle presentazioni passate. Abbiamo detto che la pressione atmosferica su Marte varia dai 4 ai 7 millibar con punte di 10, quindi stiamo parlando di millesimi di pressione rispetto alla pressione atmosferica terrestre. Queste differenze sono dovute in parte all'orografia di Marte, che vedremo essere particolarmente diciamo importante, ma anche al fatto che, come appunto vedete nella tabella, Marte ha una composizione, l'atmosfera di Marte ha una composizione che vede appunto una preponderanza dell'anidride carbonica, e in quelle condizioni di temperatura e pressione, nella stagione autunnale e invernale, questa anidride carbonica passa dallo stato gassoso allo stato solido, quindi sa il fenomeno del debrinamento, andando a costituire la parte, diciamo, stagionale delle calotte. Mentre invece in primavera e estate abbiamo il disgelo e quindi la sublimazione, il passaggio dallo stato solido allo stato gassoso della medesima anidride carbonica, e quindi questo gioca un ruolo fondamentale nello sbalzo di pressione che appunto vediamo. Attualmente questa atmosfera è molto tenue, ma un tempo era molto più importante, da permettere a Marte di essere più caldo e umido. Questo sbalzo di pressione potrebbe essere anche all'origine di un fenomeno molto peculiare di questo pianeta, ovvero le tempeste di polvere. Vedete nell'immagine a sinistra come nel giro di pochi mesi l'intero pianeta può essere sconvolto da queste gigantesche tempeste, che appunto potrebbero essere originate dallo sbalzo di pressione durante il disgelo, che crea quindi questa immissione massiccia di anidride carbonica dalla calotta allo stato gassoso in atmosfera, tale da creare questi gigantesche tempeste, appunto venti molto sostenuti e gigantesche tempeste. Un'altra teoria che appunto vuole l'origine di queste tempeste parla appunto del bacino di Hellas, che poi vedremo in dettaglio successivamente, dove si hanno condizioni di temperatura e pressione tali da fungere un po' da innesco per queste tempeste. Però, insomma, diciamo che ha un aspetto saliente dell'atmosfera marziana. Come interessante è la presenza dei cirri, ovvero nubi estremamente sottili e tenui, composte da cristalli di ghiaccio d'acqua. Andiamo ora invece a indagare un pochino meglio la superficie. Qui vediamo questo simpatico selfie di Curiosity, un ambiente desertico rosso, questa prevalenza di colorazione rossa, polveroso. E diciamo che la superficie marziana è ricca di formazioni. Abbiamo detto prima che fu lo stesso Schiaparelli a dare molti dei nomi che leggiamo in questa mappa. Appunto, talmente complessa e talmente ricca e importante che la geografia di Marte ha un vero e proprio nome, appunto, areografia, cioè geografia di Ares.
La colorazione rossastra, abbiamo detto, essere dovuta all'abbondante presenza di ossidi di ferro e, come vediamo, ci sono delle aree un pochino più scure, come la Syrtis Major, denominati mari perché un tempo si pensava che fossero delle distese di acqua, un po' al pari delle macchie lunari, oppure zone ricoperte da vegetazione. In realtà sono rocce che affiorano e che appunto hanno un albedo inferiore, sono appunto più scure. E praticamente sono, diciamo, intervallate da quelli che vengono chiamati continenti, ovvero aree ricche di polveri rossastre un pochino più luminose. Da notare il fatto che non è presente attività tettonica di rilievo su questo pianeta e comunque ci sono numerose formazioni. Sempre a proposito della superficie e in particolare dell'orografia, qui vediamo appunto l'altimetria, no, del pianeta. Come appunto vediamo dalla leggenda, i colori caldi fino al bianco si riferiscono ai rilievi, mentre invece il verde. I colori che vanno dal verde al blu sono le depressioni, calcolate rispetto ad 1,0, che chiaramente è definito, come leggete a destra, a una quota per la quale si hanno determinate condizioni di temperatura e pressione, chiaramente mancando un livello del mare di riferimento. Diciamo, in simpatico ricordare il fatto che il dislivello massimo che c'è su Marte ammonta a 32 km. A titolo di paragone, la differenza che c'è tra la punta dell'Everest e il fondale della fossa delle Marianne sulla Terra non arriva a 20 km. La Terra, abbiamo detto prima, ha anche il doppio come diametro di Marte, quindi Marte ha una superficie effettivamente molto movimentata. Ma quello che sicuramente vi è balzato all'occhio è quella che viene detta evidente dicotomia tra emisfero boreale e australe. Ovvero che non ha pari nel sistema solare, ovvero il fatto che l'emisfero boreale sia, oltre ad essere molto liscio, praticamente completamente sotto livello, mentre invece l'emisfero australe sia invece completamente in rilievo, sia completamente invece appunto cosparso, oltre che di crateri, di montagne, con la significativa eccezione della Hellas, del bacino di Hellas, che è appunto questa macchia blu, dove, ne abbiamo parlato prima, potrebbero essere il punto di innesco per le tempeste. Come mai si ha questa situazione? Allora, per spiegarlo si può introdurre anche l'argomento delle ere geologiche di Marte. Nella sua era più antica, il Noachiano, praticamente si suppone che Marte sia stato impattato da un corpo celeste delle dimensioni di Plutone, che ha di fatto scavato un cratere di impatto corrispondente a un intero emisfero planetario. Se così effettivamente fosse, il bacino boreale sarebbe il più grande cratere di impatto del sistema solare. In questo periodo abbiamo anche un'intensa attività vulcanica, quindi il pianeta era molto attivo e poi progressivamente si è spento nel periodo successivo, l'Esperiano, in cui sono finiti di formare i grandi vulcani e sono evaporati gli oceani primordiali. Marte, infatti, vedremo dopo, ci sono evidenze molto concrete del fatto che Marte fosse ricco di acqua nella sua era più antica e quindi, insomma, che possono mari che possono scomparsi, come poi appunto vedremo. Gli ultimi 3 miliardi di anni prendono il nome di Amazzoniano, dall'Amazonis planitia, una vasta pianura poco craterizzata, a significare il fatto che gli ultimi 3 miliardi di anni, da un punto di vista geologico, insomma, attività di questo genere sono state molto calmi, ecco, e quindi non si hanno grandi cose rilevanti. Andando a indagare un pochino meglio le strutture che si presentano sulla superficie, partiamo dai vulcani. Vulcani spenti per lo più da 3 miliardi di anni, ma vulcani veramente immensi. Il Monte Olimpo è il
quello che viene chiamato Monte Olimpo è il più grande rilievo del sistema solare, con un'altezza di 25 chilometri rispetto allo zero e un diametro alla base di circa 600 chilometri. Cosa c'è? Lo vedete lì alla destra, appunto, da un'immagine di una sonda e la appunto sovrapposizione rispetto alla Francia, quindi vedete quanto sia grande questo monte. Ma altrettanto grandi sono altri vulcani, quelli che vedete sull'immagine a sinistra, quelli che io chiamo i tre bottoni, perché sono appunto questi punti scuri sulla superficie e sono appunto grandi vulcani, l'Arzia Mons, il Pavonis Mons e l'Ascreus Mons, tutti vulcani a scudo come quelli delle Hawaii, in quanto non si sono originati su faglie o insomma ai bordi di zolle, come può accadere anche sulla Terra, bensì in corrispondenza di un punto caldo, ovvero in corrispondenza di un punto della superficie, in questo caso marziana, al di sotto della quale c'è un pennacchio di magma molto caldo proveniente dalle profondità in grado di perforare la superficie. Non essendoci poi la deriva dei continenti, questo pennacchio ha, questa colonna di magma ha immesso in superficie volumi di, sul solito punto, volumi molto molto elevati di lava, che poi appunto solidificandosi ha dato origine a queste enormi strutture. Qui vediamo un raffronto tra il Monte Olimpo e il nostro Everest e l'isola delle Hawaii, con altezza calcolata dal fondale oceanico pacifico, appunto vedete come sono piccoli, mentre invece a destra vedete appunto il Monte Olimpo in primo piano e poi i tre vulcani in fila, perché sono poi tra l'altro anche molto vicini proprio su Marte, di cui appunto abbiamo parlato anche prima. Altra struttura gigantesca: Marte è un pianeta piccolo ma fondamentalmente dei primati, il cratere d'impatto più grande probabilmente, il vulcano il rilievo più alto e anche il sistema di canyon più grandi del sistema solare. Le Valles Marineris, che prendono nome dalla sonda Mariner 9, lunghezza intorno ai 4.000 chilometri, circa un quarto della circonferenza di Marte, insomma dimensioni tali da far impallidire il nostro Grand Canyon. Probabilmente di origine tettonica, data la enorme vastità di questa struttura. Altra formazione importante è la Hellas Planitia, l'abbiamo già incontrata prima, era quella macchia blu nell'emisfero australe, dalla quale probabilmente si innescano le tempeste o parte di esse. Terra di Grecia, come la chiamò Schiaparelli nel 1877, ed era il più grande bacino d'impatto su Marte dopo che fu ipotizzato invece lo schianto del corpo delle dimensioni di Plutone sul bacino, sull'emisfero, scusate, boreale. Appunto, larga 2300 chilometri, profonda oltre 7 chilometri, formatasi nel Noachiano, importante sapere che qui la pressione, proprio perché è una grande depressione, la pressione atmosferica può superare i 10 millibar e in determinate condizioni di temperatura e salinità addirittura potrebbe esserci acqua liquida, anche magari in maniera un po' effimera, però diciamo lì le condizioni sono più promettenti che altrove. Ultima caratteristica di cui voglio parlare sono le calotte polari. Appunto queste formazioni formate in parte permanenti e in parte stagionali, formate da ghiaccio d'acqua e ghiaccio di anidride carbonica, come avevamo detto anche all'inizio. Interessante notare che per via della forte eccentricità della sua orbita, Marte presenta degli inverni australi piuttosto lunghi o più lunghi rispetto ai corrispettivi inverni boreali, tali per cui la calotta australe si riesce a estendersi fino a medie latitudini.
Noterete da queste immagini la forma spiraleggiante di queste calotte. Una teoria vuole che siano dovute alla, diciamo, si formino in presenza di vento, il quale sottoposto alla forza di Coriolis assuma un moto vorticoso e si depositino quindi queste dune ghiacciate con questa caratteristica forma. Ebbene, abbiamo parlato a più riprese di acqua, di ghiaccio, in questo caso particolare. Ecco, l'acqua su Marte. Ma allora, che cosa potrebbe essere successo? Abbiamo detto che nella sua fase primordiale Marte dovrebbe essere stato ricco di oceani, poi a un certo punto sono scomparsi. Ora l'acqua, abbiamo detto, essere presente, abbiamo visto, nelle calotte polari, in minima parte in atmosfera, abbiamo visto quei cirri, altrimenti è presente nel permafrost, quindi come ghiaccio frammisto alla roccia nel sottosuolo, nei minerali idrati, quindi minerali che si sono formati in presenza di acqua, ma esiste anche acqua liquida, e qui vale la pena ricordare che nel 2018 furono proprio dei ricercatori italiani a scoprire un lago di acqua liquida sotterraneo nelle profondità del Polo Sud. E ogni tanto, come vedete nell'immagine a sinistra, c'è una, diciamo, ci sono delle tracce di scorrimento di liquido, magari molto effimere, che comunque testimoniano che qualcosa ogni tanto si riesce a muovere. Il fatto che diciamo, si sia abbastanza sicuri che Marte abbia ospitato degli oceani nella sua vita primordiale è dovuta anche alla presenza, come si può vedere in questa immagine appunto a sinistra, di formazioni che sono di chiara origine alluvionale, quindi praticamente depositi o alvei di fiumi che con tutta probabilità sono stati, diciamo, si sono formati per la presenza di grandi quantità di acqua. Allora ci viene da domandarsi, insomma, ci domandiamo, ma dove è andata a finire tutta quest'acqua? Come mai Marte, da un pianeta ricco di acqua e quindi in grado, con tutta probabilità, di sostenere la vita, si sia trasformato nel pianeta arido che conosciamo oggi? Ebbene, la risposta potrebbe risiedere nella perdita del campo magnetico. Campo magnetico che un tempo era sicuramente presente andando a studiare le meteoriti marziane e anche le sonde che abbiamo mandato lassù, di cui parlerà poi dopo Silvia, che testimoniano la presenza di paleomagnetismo, cioè di un campo magnetico, diciamo, cristallizzato in qualche modo nelle rocce, che era presente in tempi primordiali. E che cosa c'entra il campo magnetico con l'inaridimento, quindi la perdita del campo magnetico con l'inaridimento del pianeta? Ebbene, qui la cosa un pochino si complica, cerco di essere chiaro, però effettivamente ci sono diversi passaggi di cui tenere conto. Allora, il campo magnetico, come è stato spiegato anche nelle lezioni precedenti, è in grado di proteggere un pianeta, fa da scudo a un pianeta nei confronti del vento solare, questo flusso costante di particelle provenienti dal Sole, che altrimenti, interagendo con l'atmosfera, anche da un punto di vista meccanico sarebbero in grado di strappare via gli atomi delle molecole che compongono appunto l'atmosfera, specialmente in un pianeta con bassa gravità come è Marte. Ebbene, finché c'era il campo magnetico, il vento solare veniva tenuto un po' a bada. Magari c'erano anche vulcani che con la loro fase di eruzione riuscivano a compensare quello che si perdeva. Una volta che però il campo magnetico è venuto meno, e poi vedremo quale potrebbe essere stata la causa, è venuto meno questo scudo e quindi il vento solare ha cominciato a erodere l'atmosfera marziana. Magari dinamica accelerata anche dal fatto che l'attività vulcanica si è poi arrestata e quindi non c'è stato il rimpiazzo in qualche modo dei gas che veniva portati via. La caduta di pressione atmosferica, quindi chiaramente rarefacendosi l'atmosfera, si è avuta una caduta di pressione, una diminuzione di pressione. Il pianeta si è raffreddato, ma soprattutto è diminuito la temperatura di ebollizione dell'acqua. In pratica,
le acque che formavano gli oceani hanno cominciato a passare in maniera sempre più copiosa in fase vapore. Il vapore, interagendo con le radiazioni solari e con il vento solare, ha subito il fenomeno della fotodissociazione, ovvero la separazione dell'idrogeno dall'ossigeno. H2O, l'acqua, si è scomposta in idrogeno e ossigeno. L'idrogeno, essendo estremamente leggero, si è disperso nello spazio interstellare. L'ossigeno in parte si è disperso e in parte si è ricombinato con il ferro presente nelle rocce, andando a ulteriormente conferire, arricchendo appunto le rocce di ossidi di ferro e quindi conferendo quella colorazione rossastra tipica del pianeta Marte. Quindi vedete bene come il campo magnetico, l'assenza del campo magnetico, o meglio l'interruzione del campo magnetico, abbia generato un effetto a cascata per cui a un certo punto il pianeta, dal ricco di acqua, umido, si è trovato a essere un pianeta molto arido. A questo punto vale la pena capire come mai questo, insomma, Marte abbia potuto perdere il proprio campo magnetico. Allora, innanzitutto ricordiamoci come funzionano i campi magnetici nei pianeti di tipo terrestre, nel caso della Terra. Nel nostro nucleo ci sono immense quantità di ferro in particolare, comunque sia di metallo fuso, che muovendosi con un moto appunto in qualche modo vorticoso riesce a creare un effetto dinamo che crea il campo magnetico. Evidentemente se Marte, il Marte primordiale aveva il campo magnetico e poi non ce l'ha più avuto, è perché questi moti all'interno del nucleo in qualche modo si sono interrotti. Per andare a capire il perché questi moti si siano interrotti, dobbiamo capire un pochino meglio come è fatto Marte al suo interno. E un po' lo immaginavamo, ipotizzando che fosse simile alla Terra, però diciamo che prove un pochino più certe ce le abbiamo molto da pochi anni, da quando, come poi ci parlerà anche Silvia, alla fine del 2018 su Marte è arrivata il lander InSight con il suo sofisticatissimo sismografo SEIS. E cosa fa questo sismografo? Al pari di dei sismografi che fanno sulla Terra, praticamente vanno a studiare la propagazione delle onde sismiche di quei pochi marziamoti che ci sono, perché è vero che Marte è geologicamente inattivo, però ogni tanto qualche onda sismica si registra. Ebbene, andando a vedere la loro propagazione all'interno del pianeta, siamo in grado di capire come questo pianeta è strutturato al suo interno. Ora, lasciando perdere la struttura della crosta, che comunque potete leggere come spessore e come caratteristiche, quello che più ci interessa sono il mantello e il nucleo. Per quanto riguarda il mantello, questo è un po' più freddo e rigido sicuramente rispetto alla Terra, ma questo ce lo possiamo aspettare perché Marte, essendo piuttosto piccolo, ha sicuramente subito un raffreddamento più accelerato che non il nostro pianeta. Ma il fatto che il mantello sia piuttosto rigido potrebbe essere anche il motivo per il quale non crea le condizioni per avere la deriva dei continenti o quantomeno un'attività tettonica come accade sulla Terra. Inoltre, pare che il mantello marziano sia privo della sua struttura interna, che avrebbe dovuto proteggere, isolare termicamente in maniera più efficace il nucleo, quindi la sede di quei moti che avrebbero dovuto creare il campo magnetico. E quindi questo nucleo si sarebbe potuto raffreddato, diciamo, più velocemente, e quindi i moti chiaramente si sono un pochino rallentati in presenza di una temperatura più bassa. InSight poi ha anche scoperto che questo nucleo è più grande, oltre ad essere grande, circa la metà del pianeta, quindi piuttosto voluminoso, e anche inaspettatamente meno denso del previsto. Allora qui la domanda che sorge è: anche la minor densità potrebbe giocare un ruolo per la fine di quei moti all'interno del nucleo che originariamente dettero vita al campo magnetico? Ebbene, questa è una domanda che si sono posti dei ricercatori dell'Università di Tokyo,
hanno fatto delle simulazioni che tra l'altro sono state anche pubblicate, io vedo di recente, sul sito per esempio dell'INAF, vi ho messo lì il link, e hanno ipotizzato che il nucleo marziano originariamente era una miscela abbastanza omogenea di, prevalentemente, ferro, zolfo e idrogeno. Quindi elementi un po' più leggeri che appunto giustificano la bassa densità che ha scoperto, la relativamente bassa densità che ha scoperto InSight. Loro hanno ipotizzato, chiaramente facendo poi delle prove di laboratorio, che inizialmente queste, diciamo, le parti di la miscela ricca di zolfo, quindi di ferro ricca di zolfo, quindi un pochino più pesante, sia affondata all'interno nel nucleo, mentre invece la miscela più ricca di idrogeno e quindi più leggera abbia cominciato a galleggiare, chiaramente sempre all'interno del volume del nucleo, però si siano verificati questi moti convettivi in grado di generare il campo magnetico. Ecco, quindi abbiamo trovato quei moti convettivi che servono per, che fanno l'effetto dinamo e generano il campo magnetico. Una volta che la separazione ha avuto completamente luogo, vedete qui il triangolino più a destra, i moti si sono completamente bloccati, magari il nucleo nel frattempo si era pure un pochino raffreddato, e quindi è venuto meno il campo magnetico. Ecco perché queste sono delle teorie che provano a spiegare il motivo per cui Marte, da un pianeta con un campo magnetico, quindi in grado di proteggere l'atmosfera, quindi in grado di tenerlo caldo e umido, finito il campo magnetico, quindi un campo magnetico diciamo molto ridotto, al pari di quello di Venere, circa, ma sicuramente molto inferiore rispetto a quello della Terra, come abbiamo visto anche in questa immagine, l'abbiamo vista anche nelle passate conferenze, sia stata l'origine di questa radicale trasformazione. Bene, adesso vediamo un pochino meglio quello che circonda Marte, parlando un pochino delle lune, velocemente. Phobos e Deimos, paura e terrore, dal greco, appunto i figli di Ares, il dio della guerra, accompagnavano il padre durante le sue attività. Come vedete dalla tabellina sono poco più che degli asteroidi, quindi molto piccoli, orbitano molto vicini a Marte, i valori tra parentesi sono le distanze da Marte in raggi marziani, quindi periodi di rivoluzione che si contano in ore. Interessante e simpatico sapere che, benché furono scoperte nel 1877, come abbiamo detto prima, furono già teorizzate da Keplero per una, diciamo, per un semplice criterio empirico numerologico. Erano appena state scoperte le lune di Giove da parte di Galileo, quindi quattro. La Terra ha una luna sola, perché Keplero, per mantenere l'ordine cosmico, non poteva Marte essere completamente privo, doveva averne due, così che uno, due, quattro, si creava una progressione numerica. Chiaramente era una cosa empirica, però ebbe talmente influenza questa idea che astronomi successivi, tra cui anche Herschel, insomma, vi dettero molto credito e a questa teoria si ispirarono anche delle opere letterarie quali I viaggi di Gulliver. Queste lune potrebbero essere state catturate dal pianeta, oppure potrebbero essere invece quello, diciamo, materiale riaggregato da quel gigantesco impatto primordiale che poi ha scavato appunto l'oceano Borealis, insomma il l'emisfero boreale. Negli anni 30-40 del secolo scorso fu scoperto che la più grande delle due lune, Phobos, ha un'orbita in costante restringimento. E per far tornare i conti era stato ipotizzato che avesse una densità estremamente ridotta, al punto che nel 59 un astrofisico sovietico arrivò a supporre che Phobos altro non fosse che un'astronave aliena abbandonata, quindi completamente vuota all'interno, tale da giustificare la ridotta densità. E qui appunto mi è venuto in mente l'immagine, la cartolina che ci mandò Alberto per gli auguri di Pasqua, che appunto vuole un po' ricordare immaginare questa astronave. In realtà è stato scoperto che Phobos
crea comunque una seppur minima attività di marea sul pianeta Marte e insomma in virtù anche della sua elevata velocità di rivoluzione si crea un meccanismo di sottrazione di energia e quindi Phobos pian piano cala sempre più di quota. Prima o poi potrà cadere su Marte o addirittura, superato il limite di Roche, disintegrarsi creando un sistema di anelli, come vedete in questa immagine di fantasia, chiaramente in basso a sinistra. Comunque stiamo tranquilli perché questa cosa non potrà accadere prima di 30-50 milioni di anni. Per ora ce la immaginiamo e basta. Parliamo di Marte. Bisogna un pochino parlare anche dei marziani, già Tycho Brahe e Giordano Bruno nel XVI secolo ipotizzarono che Marte fosse abitato, però la teoria, comunque sia tutto il gran parlare dei marziani cominciò con le opere di Schiaparelli, con questi famosi canali che altro non erano che poi si scoprì delle illusioni ottiche, ma non fu Schiaparelli in sé a instillare il dubbio che questi canali fossero di origine artificiale, se non il fatto che nella traduzione in inglese di queste sue opere venne usata la parola canals, riferibile a una struttura artificiale. Siamo anche nel periodo del canale di Suez e del canale di Panama, quindi insomma c'era un po' l'idea nell'opinione pubblica di queste cose, anziché usare la parola channels che invece si riferisce a strutture naturali. Percival Lowell, fondatore dell'osservatorio di Flagstaff in Arizona, da cui fu scoperto poi Plutone, fu un fervido sostenitore di questa teoria, ipotizzò che questi canali erano stati scavati da questi marziani per convogliare la poca acqua rimasta sul pianeta dalle calotte polari durante il disgelo e portarla alle città e alle coltivazioni. Una teoria che anche il mondo scientifico rigettava, però chiaramente affascinò tantissimo il pubblico e la guerra dei mondi nell'897 era proprio di quegli anni lì. Chiaramente, diciamo, il discorso però dei marziani è proseguito anche nei decenni successivi e anche durante l'epoca delle sonde. Tutti conosciamo l'immagine della faccia di Marte, appunto ripresa dalla Viking 1 del 76, dove praticamente condizioni di luce e bassa risoluzione hanno dato adito a questo malinteso, ma come vedete nell'immagine in alto a destra non c'è cioè è una cosa, diciamo, in qualche modo casuale. Per quanto riguarda comunque la vita effettivamente su Marte, al momento non sono state trovate prove inequivocabili di vita passata, magari preistorica, nemmeno quella tantomeno presente, e anche se ci fosse si parlerebbe di organismi estremofili, superficie continuamente sterilizzata dalle radiazioni solari e condizioni assolutamente proibitive tutto sommato. Sulla Terra poi sono arrivate numerose meteoriti marziane. La prima fu individuata con certezza nel 79, la EETA 79001 in Antartide, e si sa che è di origine marziana andando a studiare le bollicine d'aria al suo interno, che hanno una composizione chimica e isotopica identica a quella dell'atmosfera di Marte, tra l'altro rilevata proprio in quegli anni dalle sonde Vikings. Altro meteorite che dette scalpore negli anni 90 fu ALH 84001, che vedete nell'immagine a sinistra, in cui andando a vedere al microscopio una sua sezione pareva di intravedere un batterio fossile, quell'immagine che vedete al centro, la forma che vedete al centro di quell'immagine. In realtà si tratta di una forma minerale, una struttura minerale non di natura biologica, e quindi anche lì fu fugata la possibilità di aver trovato tracce di vita su Marte. Vale la pena ricordare che anche Alta Valdera, nella sua collezione di meteoriti, ha una meteorite marziana di circa 2 grammi, importante perché ha subito una bassa contaminazione con i materiali del nostro pianeta, quindi molto interessante.
Concludo parlando un pochino dell'osservazione di Marte. Siamo astrofili, quindi un pochino volevo accennarne. Marte come pianeta esterno è visibile in particolare durante i periodi di opposizione, cioè quando si trova la parte opposta rispetto al Sole, come vedete nelle immagini a sinistra, altrimenti minore osservabilità possibile quando si ha la congiunzione, solita direzione del Sole, e le vie di mezzo, tra virgolette, sono le quadrature. Nell'immagine a destra invece vedete vedete un pochino spiegato il moto retrogrado, cioè il fatto che Marte sembra apparire in cielo, a un certo punto andare diciamo in moto retrogrado, quindi all'incontro, tra virgolette, rispetto al suo moto principale di spostamento verso est. Come vedete però dall'immagine è semplicemente una questione di prospettiva. Mentre invece Marte, appunto, visto con un buon telescopio amatoriale, in buone condizioni osservative, dà molte soddisfazioni, si vedono molte caratteristiche, molte strutture. Però, appunto, buone condizioni osservative. Per il fatto che Marte ha un'orbita molto eccentrica, non tutti i periodi, non tutti gli anni sono buoni per vederlo molto bene. Migliori sono le opposizioni perieliche, cioè quando Marte si trova alla minima distanza dalla Terra. Questo accadde in maniera irripetibile nel 2003 ed è accaduto anche nel 2018. Le opposizioni afeliche invece sono, come quella del 2012 e quella che ci sarà nel 2027, sono invece le peggiori perché il diametro apparente del pianeta in cielo è molto ridotto e quindi anche l'osservazione telescopica è molto scadente. E anche negli anni, pure negli anni buoni, bisogna aspettare proprio il momento di minima distanza, perché altrimenti siamo sempre in condizioni osservative molto pessime. Da Marte, poi, anche da Marte facciamo osservazione, perché con le numerose sonde che sono state mandate qualcosa si riesce a vedere. In alto a destra vedete i passaggi di Phobos e Deimos sul disco solare. Abbiamo visto anche un video recentemente pubblicato anche e rilanciato anche su alcuni nostri gruppi WhatsApp. Dalla superficie marziana non è possibile vedere un'eclisse totale di sole. Però insomma molto interessanti vedere queste cose. Sempre le solite sonde sono in grado anche di rilevare la Terra e la Luna viste da Marte. La Terra, tra l'altro, è meno brillante che di Venere, vista, ripeto, sempre da Marte, nonostante Venere sia più lontana. Questo per un semplice discorso di albedo, essendo Venere, diciamo, sviluppata in una coltre di nubi molto chiare, è molto luminosa. E quindi risulta più luminosa rispetto alla Terra, pianeta blu, quindi un colore più scuro e quindi meno luminosa. Concludo con la bandiera di Marte. Marte ufficiosamente ha una bandiera che vedete appunto a sinistra, che riprende la fantascientifica trilogia di Robinson, Red Mars, Green Mars e Blue Mars. E praticamente rappresenta un po' gli stadi di evoluzione ipotetica del pianeta, da un pianeta completamente arido e inospitale alla vita, rosso, ad un pianeta che piano piano comincia a essere trasformato, anzi terraformato dalla tecnologia, dall'ingegneria umana, quindi in grado di sostenere la vita, un pianeta verde, fino a un pianeta completamente terraformato, ricco di oceani, di acqua e cielo azzurro, ovvero un pianeta blu. Per ora stiamo parlando solamente di fantascienza, al momento ci stiamo limitando a mandare solamente e a studiare bene il pianeta con le sonde, di cui adesso parlerà Silvia, alla quale cedo la parola. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di avervi interessato, di essere stato chiaro, e resto a disposizione per le domande alla fine della conferenza. Grazie. Ok, allora, tanto condivido lo schermo. Ecco qua. Allora, innanzitutto ringrazio Stefano e ti faccio subito i complimenti, che è stato bravissimo, lo sapevo, è stato molto chiaro e comprensibile.
Niente, spero di fare altrettanto. Allora, come dice il titolo di questa conferenza, Marte è un po' l'obiettivo nel prossimo futuro di un po' tutte le agenzie che esistono sul pianeta Terra. Come dico io, un po' tutto il pianeta blu vuole arrivare sul pianeta rosso. E vogliamo arrivarci, ma è difficile. Cioè, parafrasando Kennedy, forse vogliamo arrivarci proprio perché è difficile. E all'uomo le sfide, si sa, piacciono. Salve, io sono Mark Watney, un astronauta. Sto tenendo questo diario come testimonianza, nel caso non ce la faccia. Qui sono le 6:53 di Sol 19 e sono ancora vivo. Beh, evidentemente. Ma credo che questa sarà una bella sorpresa per i miei compagni e per la NASA. E per il mondo intero, davvero. Quindi, sorpresa. Non ho modo di contattare la NASA. Ma anche se potessi, ci vorrebbero 4 anni prima che una nuova missione mi raggiungesse. E sono in un hub progettato per durare 31 giorni. Se l'ossigenatore si rompe, muoio soffocato. Se il rigeneratore d'acqua si rompe, muoio di sete. Se si apre una falla nel hub, muoio per esplosione. E se per miracolo non succede niente di tutto questo, a un certo punto non avrò più cibo. Ecco, credo che abbiate riconosciute un po' tutte, queste sono una delle prime frasi del film The Martian di Ridley Scott. E qua Matt Damon ci sta proprio sottolineando che stare su Marte è un problema. Ci sono problemi su problemi. Problemi per quanto riguarda il cibo, per quanto riguarda l'acqua, la mancanza di ossigeno, per le temperature, di cui ci ha parlato anche Stefano, che sono in ospitali, le radiazioni, eccetera. Ma non soltanto è un problema stare su Marte, il problema è anche arrivarci su Marte. Infatti i viaggi sono molto pericolosi. Basta notare che anche le finestre di lancio in cui le missioni verso Marte possono essere lanciate non sono proprio così frequenti. Ovviamente le missioni si ipotizzano nel momento in cui la Terra e Marte sono più vicini per risparmiare carburante, per risparmiare tempo, eccetera. Ma anche in queste condizioni comunque ci vorrebbero circa 10 mesi di viaggio per arrivare su Marte. Potremmo stare lì circa una 30 giorni per rispettare appunto queste finestre di lancio e poi altri 10 mesi circa di media per il rientro. Quindi capite bene che ci vogliono 2 anni per una missione minima su Marte, con tutti i problemi che 2 anni nello spazio comportano. E, tra l'altro vorrei farvi notare, non credo di esagerare se dico che almeno il 50% delle missioni soltanto robotiche, per fortuna, che sono andate verso Marte sono fallite. Ma quindi perché continuiamo a voler andare su Marte? Un po' come ci ha detto Stefano, Marte ha sempre attirato la nostra attenzione. L'immagine che noi abbiamo di Marte nei secoli è sempre stata di questo puntino errante di colore rosso fuoco, quindi diverso dagli altri, addirittura con i loro moto retrogrado che Platone definiva quasi come un'espressione del libero arbitrio degli dèi, perché i pianeti avevano il nome degli dèi, no? Quindi erano gli dèi stessi, e a un certo punto decidevano di tornare indietro perché loro potevano farlo. E certo è che abbiamo iniziato effettivamente a conoscere il pianeta Marte solo quando abbiamo iniziato a mandare delle sonde verso il pianeta rosso. La prima sonda, diciamo così, che si è avvicinata verso Marte era la Mariner 4. Era il 1965, quindi eravamo in piena guerra fredda, quindi gli Stati Uniti contro il blocco sovietico. E gli Stati Uniti erano indietro, molto indietro, cioè la Russia aveva collezionato un sacco di successi, dallo Sputnik in primis, il primo uomo, la prima donna, addirittura la prima Eva di Leonov. Gli Stati Uniti erano sempre alla rincorsa dei russi. Ora, bisogna dire che in realtà la Russia aveva collezionato anche tanti insuccessi, però all'epoca non si sapevano, sono venuti fuori dopo. Quindi
gli americani pensavano, anzi erano effettivamente indietro, quasi su tutto. Quindi hanno pensato, va bene, dobbiamo fare qualcosa che la Russia non ha ancora fatto. Andiamo su Marte, mandiamo una sonda su Marte. Ed ecco che parte la Mariner 4. In realtà erano due le sonde, ma la 3 è andata perduta. La Mariner 4 che tra l'altro ospitava, diciamo così, la prima macchina fotografica digitale della storia. Perché digitale? Beh, perché trasmetteva a terra in codice binario, quindi diciamo la prima reflex esistente. Trasmetteva a terra è un parolone, in realtà trasmetteva a una velocità di 8 bit e un terzo al secondo. Forse questo non vi dice molto, ma praticamente per scaricare un'immagine di 200 pixel per 200 pixel impiegava circa 8 ore di tempo. Quindi capite voi che era un'immensità di tempo e gli scienziati alla NASA non volevano aspettare. Tra l'altro ci furono anche dei problemi, quindi avrebbero dovuto aspettare qualche giorno per avere le foto. Quindi decisero così di punto in bianco di andare giù in cartoleria, comprare dei gessetti colorati e farsi mandare dalla sonda dei flussi di dati in cui c'erano dei numeri corrispondenti ai pixel delle immagini e questi numeri corrispondevano alla luminosità di quel pixel. Quindi si sono messi lì veramente a mano a dipingere con vari colori le varie luminosità dei pixel che arrivavano. Quindi effettivamente la prima foto che ci arriva da un altro pianeta è in realtà una specie di opera d'arte, un dipinto che gli scienziati hanno disegnato. Ma poi le foto sono arrivate con la risoluzione che era la risoluzione massima dell'epoca, però le foto sono arrivate. E voi direte, wow, finalmente arrivano delle foto da un altro pianeta, quindi gli scienziati saranno stati entusiasti di questo. Beh, in realtà no, ci fu una delusione totale, ma perché queste foto ci rappresentavano il pianeta Marte come un pianeta dal paesaggio quasi lunare, se volete, no? Un pianeta arido, pieno di crateri. Ma perché quindi tutta questa delusione per questo paesaggio arido di Marte? Beh, bisogna andare un secolo prima, quando, come ci ha detto anche Stefano, Schiaparelli aveva disegnato le sue mappe di Marte con i suoi famosi canali. E nonostante poi lui in seguito dica che queste denominazioni che lui aveva dato in queste carte dovevano considerarsi come un semplice artifizio per aiutare la memoria a rendere più breve il discorso. Quindi lui non voleva rappresentare, cioè non voleva dire che effettivamente su Marte ci fossero continenti, mari, penisole, eccetera. Però ormai il danno era fatto, la traduzione era fatta e Lowell, Pickering, eccetera, avevano portato questa speranza, diciamo così, anche in America. E quindi i risultati deludenti della Mariner 4 scossero moltissimo l'opinione pubblica. Ma la NASA non si arrese, decise di mandare altre due sonde, le Mariner 8 e 9. Anche questa, una, la 8, è fallita. Quindi sono cose ricorrenti i fallimenti verso Marte, come vi ho detto all'inizio. Ma la Mariner 9 è arrivata su Marte, anche se c'è un però. Anche questa era stata progettata non per atterrare a martare come volete sul pianeta, ma per fare un flyby di Marte. Praticamente avrebbe avuto a disposizione circa 3 mesi per fare le sue foto del pianeta e poi si sarebbe allontanata. Il fatto è che subito dopo la partenza della Mariner 9, su Marte si scatenò un'enorme tempesta di sabbia. E questo fu un vero problema, perché per ben 2 mesi la sonda non riuscì a fare nessuna foto, o meglio, le foto le faceva, ma riusciva solo a fotografare questa enorme, enorme coltre di sabbia che ricopriva l'intero pianeta. Finalmente, dopo 2 mesi, iniziarono a arrivare delle piccole puntine che uscivano da questa sabbia e sono in realtà, come ci ha già fatto vedere Stefano, i 3 vulcani in fila della Tarsis Mons. E questo fu un po' l'inizio delle vere e proprie foto su Marte che ci ha poi lasciato la Mariner 9. E ha visto appunto i vulcani di Marte, i canyon, però niente canali. I canali ipotizzati da Schiaparelli e
sostenuti dall'Hove, il Pickering, eccetera, su Marte non c'erano. Quindi se ci fu una delusione in questo senso, ci fu però un po' di speranza quando appunto la Mariner 9 iniziò a fotografare degli alvei di fiumi, di ex fiumi, insomma. Quindi gli scienziati iniziarono a dire, ma ok, forse non c'è la vita adesso su Marte, però forse se c'erano dei fiumi, forse c'era prima la vita. È così che sulla Terra iniziarono a crearsi tantissimi esperimenti, chiamati anche questi vasi marziani, in cui anche Carl Sagan partecipò a questi esperimenti sulla Terra, in cui dei batteri, ovviamente terrestri, venivano messi nelle condizioni di temperatura, radiazioni, eccetera, che si ipotizzava ci fossero su Marte. E si vide che alcuni di questi batteri riuscivano a sopravvivere, magari ibernandosi oppure giocando un po' a nascondino, no, tra il terreno che era in questi vasi. Fu così che nelle due sonde, le Viking 1 e 2, vennero installati alcuni esperimenti per rilevare la possibilità della presenza di vita batterica sul suolo di Marte. E purtroppo però tutti questi esperimenti fallirono, cioè nel senso fallirono, funzionarono perfettamente ma risultarono negativi. E poi ci torneremo in seguito su questi esperimenti della Viking. Però insomma fu una batosta bella grossa. L'esobiologia, che era appena nata, diciamo così, era già morta completamente. Ma secondo voi si sono arresi? Gli scienziati non si arrendono mai. Leggiamo insieme queste piccole... questa piccola introduzione di un libricino di Voltaire. In uno dei pianeti che girano intorno alla stella che si chiama Sirio, c'era un giovane molto intelligente che ho avuto l'onore di conoscere durante il recente viaggio che ha fatto nel nostro piccolo formicaio. Si chiamava Micromega, nome perfettamente adatto a tutte le persone grandi. Era alto 8 leghe, voglio dire 24.000 passi geometrici di 5 piedi ciascuno. Ebbene, chi era Micromega? Era un alien, veniva da Sirio e in particolar modo era arrivato sulla Terra e cercava tracce di vita. Però lui era enorme, come avete letto in questa frase, era enorme, non riusciva a vedere gli esseri umani perché per lui erano minuscoli. Casualmente ha interagito con una nave di alcuni scienziati che erano di ritorno da degli esperimenti che avevano fatto in Antartide. Lui prese in mano questa nave, osservandola con un diamante che fungeva da microscopio, iniziò a vedere tutti questi esserini, che poi siamo noi, gli esseri umani, e lui si impressionava perché diceva, ma come, forme di vita così piccola che padroneggiano una forma di linguaggio, che addirittura riescono a fare calcoli matematici. Ecco, allora, un po' come Micromega, gli scienziati iniziarono a chiedersi se magari stessimo guardando nel modo sbagliato, se usassimo gli esperimenti sbagliati per trovare la vita su Marte. E fu così che sulla Terra iniziò la ricerca della vita estremofila, quindi a cui piace proprio l'estremo. Quindi si sono scoperte forme di vita nelle profondità oceaniche, dove la luce del sole non arriva, nelle pozze di Yellowstone, in laghi che hanno una composizione, un pH simile alla soda, quindi in posti veramente estremi. Addirittura, come ci ha già detto Stefano, fu ipotizzata la presenza di un batterio fossile in questa meteorite che sapevamo fosse una meteorite marziana. E poi ovviamente è stato capito che era un errore, che non era un vero batterio, ma la speranza si era riaccesa. Quindi nel 97 parte una nuova missione su Marte, la missione Pathfinder, quindi dopo quasi 20 anni, ritorniamo su Marte e ritorniamo con un bel po' di novità, a partire dall'atterraggio che viene fatto con questi airbag che si gonfiano e la sonda praticamente viene rimbalza più volte sul suolo marziano fino a che a un certo punto si stabilizza, gli airbag vengono sgonfiati e la sonda si apre, come vedete qua in alto, tipo un fiore, se vogliamo dire, e da
una di queste rampe è sceso il primo robottino, il Sojourner, il primo robottino su Marte. Quindi con la missione Pathfinder inizia la cosiddetta esplorazione dinamica di Marte. E infatti non era più tanto importante il luogo dell'atterraggio, perché poi avevamo un rover che poteva andare a esplorare i dintorni. Scoperte o le conferme arrivano quasi subito. Il rover scopre delle dune di sabbia. Sottolineo che le immagini sono di orbiter successivi, non sono del Sojourner. Comunque rappresentano vari tipi di dune che sono presenti su Marte. E quindi, insomma, si ipotizza l'azione dei venti, degli agenti atmosferici su Marte. Addirittura si scoprono anche dei sassi arrotondati. Dov'è che si formano questi ciottoli anche sulla Terra? In presenza di acqua. Quindi vengono scoperti addirittura dei sedimenti, no? Delle rocce sedimentarie. Vedete qua un confronto tra quelle trovate su Marte e alcune terrestri. E sono molto simili, se non ve lo dicevo io sembravano entrambi terrestri. Queste possono star a rappresentare la presenza di ex laghi sul pianeta. Nello stesso anno viene anche mandata la Mars Global Surveyor. Abbiamo già visto questa mappa da Stefano, ecco, è stata fatta da questo altimetro laser che era presente su questa sonda. Come funzionava? La sonda mandava un impulso laser, cioè uno ogni 8 miliardesimi di secondo, e cronometrava il tempo che questo impulso laser ci metteva ad arrivare sul suolo di Marte. Quindi siamo riusciti con una precisione altissima a ricreare la mappa altimetrica di Marte. Un'altra mappa successiva del 2001, molto interessante, che ha fatto la sonda Mars Odyssey, e che ha scoperto che nonostante sul suolo di Marte non ci sia acqua, nelle profondità di Marte l'acqua c'è e come. Come vedete qua c'è la water map, la mappa dell'acqua, e vedete che in blu scuro, violetto, sono le zone che contengono un'alta quantità di acqua, di H2O. E come vedete, soprattutto ai poli di Marte, ce n'è abbastanza di acqua. Ma allora, se l'acqua è presente nel sottosuolo, è possibile che lì ci sia vita? E con questa domanda gli scienziati hanno iniziato a studiare sulla Terra dei carotaggi fatti soprattutto in Siberia per via delle temperature e hanno fatto delle scoperte eccezionali. E hanno scoperto addirittura del DNA intatto che risaliva alle ultime glaciazioni. Hanno trovato del DNA di mammut, di renne, addirittura hanno trovato delle cellule che erano ibernate ma che erano perfettamente intatte. E riportate nelle condizioni ambientali favorevoli del laboratorio, sono ritornate alla vita. Ma allora, di nuovo, la solita domanda, ma se sulla Terra è così, perché non su Marte? Arriviamo al 2004, con forse i più famosi robottini che hanno indagato su Marte, Spirit e Opportunity. Tra l'altro Spirit è funzionante ancora adesso. E una curiosità, come ci ha detto Stefano, il giorno marziano, il sol marziano, dura 40 minuti in più del giorno terrestre. E gli scienziati, per poter lavorare al meglio su queste missioni, hanno deciso di sincronizzare i propri orologi con il sol marziano. Quindi hanno iniziato a parlare di Yestersol, di Sol Morro, eccetera. E all'inizio hanno iniziato a lavorare in questo modo. All'inizio andava tutto benissimo, dopo 18 giorni praticamente invertivano l'alba col tramonto, dopo altri 18 giorni tornavano sincronizzati con la Terra. Il problema è che dopo un po' iniziarono ad accusare praticamente un jet lag continuo. E pensate che c'erano degli scienziati che lavoravano su entrambi i rover, che erano ammartati sulle parti opposte del pianeta Marte. Quindi era un po' come lavorare su Spirit, come essere in America la sera e poi svegliarsi la mattina a lavorare su Opportunity, che invece era in Cina. Quindi una notte perenne o un giorno perenne, ecco.
quindi dopo un po' hanno smesso perché era improponibile. Ma le scoperte di questi robottini sono tantissime. Matite, che è una roccia sedimentaria che si forma nella presa di acqua, i famosi mirtilli marziani. Questi a destra sono quelli di Marte, effettivamente, a sinistra sono terrestri, che si formano in presenza di acqua freatica. E la stratigrafia di rocce sedimentari, appunto, che testimoniava la presenza di laghi, eccetera. Fino a arrivare alla sonda Phoenix, una delle sonde, a mio parere, più interessanti, che, al contrario delle precedenti, ha studiato il polo di Marte. E la sonda arriva nel 2007 e appunto studiava la presenza di ghiaccio nel sottosuolo marziano. Come vedete, l'immagine famosissima a destra, vedete che in un angolino di questa terra smossa dalla pala di questa sonda, di questo lander, c'erano dei piccoli ghiaccioli, ecco qua, vedete qua nell'ingrandimento, mentre dopo appena 4 giorni praticamente erano sublimati, questo ghiaccio era sparito, non c'era più. Però non so quanto saranno, 10 centimetri, 20 centimetri, insomma pochi centimetri sotto il suolo di Marte, il ghiaccio era presente. Ma non solo il ghiaccio, pensate che addirittura a un certo punto iniziarono a vedere delle goccioline di liquido, di acqua, vicino a una delle zampette del lander. E dissero, ma com'è possibile che a queste temperature, si parla di meno 70, meno 80 gradi, c'è acqua allo stato liquido? Beh, questo è possibile se prendiamo in considerazione la presenza del perclorato sul suolo marziano. Ora, io non sono un chimico, quindi non vi dirò tantissime cose su questa molecola, ve ne accenno solo due. Le principali conseguenze della presenza del perclorato sono una abbastanza positiva, che è appunto quella che abbiamo appena visto insieme, cioè la presenza del perclorato abbassa la temperatura di congelamento dell'acqua e di conseguenza anche a tot gradi sotto zero l'acqua può rimanere allo stato liquido, e questa sembrerebbe una cosa positiva. Però c'è la parte negativa del perclorato, che vi dico, sulla Terra è presente nei nostri disinfettanti, quindi già questo non è molto molto bello. Sappiamo che se il perclorato viene scaldato, praticamente sterilizza l'ambiente dove è presente. Ecco che vi riporto alla mente i famosi esperimenti delle sonde Viking, che, non fraintendetemi, sicuramente non c'era comunque niente in quei campioni di suolo che sono stati analizzati, ma se anche ci fosse stata la presenza di qualche vita batterica, c'era anche questo perclorato che quindi, scaldato durante questi esperimenti, ha sterilizzato i campioni di suolo. Ma arriviamo a un altro robottino molto famoso, Curiosity, che arriva sul 2011. Quindi l'acqua ormai era stata trovata, anzi più sonde e lander avevano trovato la presenza di acqua. Curiosity più che altro si è incentrato nel cercare la possibilità dell'abitabilità in presenza di quest'acqua e ha fatto degli studi interessantissimi, tra l'altro uno sulla presenza di questo ciclo stagionale del metano, che sulla Terra sappiamo viene prodotto da vita biotica, insomma. Ma Curiosity ha trovato anche gli elementi chimici che sono necessari alla vita nel suolo di Marte, oltre ovviamente a ossigeno, acqua, ma anche fosforo, potassio, eccetera. Fino ad arrivare a InSight. InSight, come ci ha detto Stefano, arriva su Marte nel 2018. E io mi ricordo che l'ultima volta che ho parlato di Marte con la AV era il corso di astronomia e era proprio il 2018. E ci lasciammo alla fine della conferenza che ho fatto con Dario e Valerio dicendo: quest'anno arriva InSight, speriamo che faccia
delle belle scoperte. Insomma, ora è qualche anno che InSight è lì e le scoperte sono arrivate, soprattutto grazie al suo strumento che già ha citato Stefano, il SEIS. Appunto, studiava, abbiamo mandato InSight su Marte per studiare la presenza dei marziamoti e si pensava fossero pochissimi, visto che appunto Marte non è attivo geologicamente. In realtà ne abbiamo scoperti parecchi e in 2 o 3 anni ne sono stati scoperti più di 500. C'è da dire che sono molto deboli, molto più deboli rispetto a quelli terrestri e non si formano, come avviene sulla Terra, a causa delle placche tettoniche, perché Marte, come ci ha spiegato benissimo Stefano, non ne ha di placche tettoniche, ma è stata ipotizzata la loro formazione in aree vulcaniche sotterranee che sono ancora attive. Per fare un esempio, vedete qua a sinistra il luogo di ammartaggio di InSight. In questa zona, nella Cerberus Poste, sono stati localizzati una cinquantina di marziamoti e altri studi fatti da altre sonde hanno confermato che nell'area ci sono delle colate laviche abbastanza recenti. Si parla ovviamente di qualche milione di anni fa, quindi recenti geologicamente parlando, non in termini umani. Però questa è una scoperta interessante. Tralascio la struttura interna di Marte, perché ha parlato benissimo Stefano, e arrivo direttamente ai giorni d'oggi, al famosissimo Perseverance e al suo compagno volante Ingenuity. Allora, io qua ho il video dell'atterraggio, o meglio, dell'ammartaggio di questo rover e di questo elicottero su Marte, che vorrei farvi vedere, perché è la prima volta che i famosi 7 minuti di terrore, che sono i minuti che intercorrono dall'entrata nell'atmosfera di Marte fino al raggiungimento del suolo marziano, è la prima volta che vengono installate delle telecamere a bordo di questa sonda che sta scendendo, e quindi possiamo effettivamente vedere che cosa succede durante la discesa. Io ora faccio partire il video, ve lo commenterò mentre va. Ok, allora, come vedrete, l'immagine inizia quando si apre l'enorme paracadute della sonda. Eccolo qua. Il paracadute è la prima forma di frenaggio che ha la sonda quando arriva su Marte. Fra poco vedrete che anche lo scudo termico verrà tolto perché non serve più, ormai abbiamo frenato, e la telecamera, ecco qua che se ne va, e la telecamera che guarda verso il basso può iniziare a riprendere il suolo marziano. Ok, siamo ad un'altitudine, dice, di 9,5 km dalla superficie. Allora, tra l'altro, questa sonda aveva una particolare innovazione che durante la discesa scattava delle foto al terreno sottostante e comparandole con le mappe che ovviamente abbiamo già di quel sito di Marte, capiva se il sito d'atterraggio era adatto, diciamo così, oppure se c'era la necessità di spostarsi, e in autonomia poteva decidere di spostarsi fino a 300 metri e di atterrare in un posto a martare, scusate, in un posto più sicuro. Ok, siamo a 4,2 km, come vedete scendiamo molto velocemente. Tra poco vedrete una specie di scossone nell'immagine e è il momento in cui il paracadute viene sganciato e iniziano poi ad accendersi i retrorazzi, che sono il secondo sistema di frenaggio. Ecco qua, paracadute se n'è andato, fra pochi secondi inizieranno ad accendersi i retrorazzi che freneranno ancora di più la discesa su Marte.
tra poco vedrete che inizierà a alzarsi la sabbia, perché ci stiamo avvicinando, e sulla sinistra appariranno altri due riquadri che sono le due telecamere che riprendono effettivamente la sonda che, tramite un sistema di cavi, farà scendere per gli ultimi 20 metri il rover Perseverance effettivamente su Marte. Ecco qua la sabbia che inizia a alzarsi. Ok, la Sky Crane Maneuver, cioè la gru volante. Vedete questi cavi rover, e a un certo punto vedrete che questi cavi vengono sganciati e la sonda che ha portato lì Perseverance volerà via e andrà a schiantarsi più in là. Ecco qua. Ok. Perseverance safely è arrivata senza problemi su Marte. Ok, questo era il sistema di cui vi ho parlato, no? Scatta le foto, terreno accidentato, ok, vado ad ammartare più in là dove c'è un terreno più adatto. Ma che cosa sta facendo Perseverance su Marte? Beh, innanzitutto è atterrata in questo cratere, nel cratere Jezero, che è un cratere molto particolare. Come vedete, sulla sinistra c'è un alveo di un fiume secco ormai, e qua c'è proprio il delta del fiume che arriva dentro a questo cratere. Uno degli obiettivi di Perseverance è proprio arrivare in questi sedimenti, perché come sappiamo sulla Terra, ci insegna anche il Nilo, i sedimenti del fiume sono la parte più fertile, la terra più fertile che esiste. Quindi Perseverance vuole andare lì e fare degli esperimenti su quel tipo di suolo. Non solo su quello, ovviamente, Perseverance sta facendo un po' un catalogo di vari campioni di terreno che sta mettendo da parte. Ma mettendo da parte per chi? Beh, è già in progetto una missione futura, la Mars Sample Return, che andrà su Marte, prenderà questi campioni di suolo che Perseverance ha messo da parte per lei e li riporterà sulla Terra. Ovviamente portarli a terra e studiarli di persona, insomma, non con un rover autonomo su un altro pianeta, ci permetterà, insomma, di fare molte più scoperte. Come vi dicevo, Perseverance non è da solo, ma ha questo elicotterino Ingenuity, che è il primo oggetto che riusciamo a far decollare e poi riatterrare su un altro pianeta che non è la Terra. Era stato progettato per pochi voli, ma visto che va benissimo, ne ha già fatti 25, addirittura ha collezionato 47 minuti di volo e non ha esperimenti a bordo, ha solo una telecamera, perché era praticamente un esperimento lui stesso. Però visto che funziona tanto bene, abbiamo detto, ma perché non utilizzarlo per aiutare Perseverance a scegliere il percorso dove andare? E quindi darà un aiuto anche al rover. Un altro primato della missione Perseverance è il fatto che sul rover sono stati installati dei microfoni e non era mai stato fatto. Quindi per la prima volta riusciamo a fare degli studi su Marte utilizzando un altro senso, cioè l'udito. Per ora abbiamo analizzato tutto solo a vista e le scoperte sono state anche molto interessanti. E visto l'atmosfera così rarefatta e piena di anidride carbonica, hanno visto che il suono si disperde molto più velocemente rispetto alla Terra. Quindi Marte principalmente è un pianeta silenzioso. Tra l'altro ho un link nella descrizione, se volete poi ve lo metto, che vi porta alla pagina della NASA, dove ci sono proprio registrati sia alcuni suoni, tipo Ingenuity che vola, il vento su Marte, che ha ripreso uno di questi microfoni, e addirittura ci sono delle comparazioni di alcuni suoni tipici terrestri, tipo il cinguettio degli uccelli o il clacson di un'automobile, c'è la comparazione di come si sentirebbero questi suoni se fossero su Marte. Quindi se volete ditemelo, vi metto il link, ricordatemelo. Ma andiamo, per concludere, a vedere un po'
del futuro, di cosa ci aspetta nel futuro. Allora, come vi ho detto all'inizio, tutto il pianeta blu vuole andare sul pianeta rosso e le agenzie più importanti, quindi NASA, ESA, JAXA, quindi Giappone, CSA, XA, non so come si legge, che è la canadese, si sono riunite nella missione Artemis che ha proprio come obiettivo Marte. Cioè in realtà gli obiettivi sono tre. Il primo, più recente, è il ritorno sulla Luna, anche con gli uomini. Poi la costruzione di questo gateway lunare, quindi di questa stazione spaziale in orbita lunare, che poi verrà utilizzata come trampolino di lancio anche per il sistema solare esterno e quindi anche per una missione su Marte. L'ESA non partecipava solo alla missione Artemis, ma aveva anche la missione ExoMars in collaborazione con Roscosmos. Ho parlato al passato perché purtroppo per i recenti accadimenti sul pianeta blu la ricerca sul pianeta rosso è stata messa in stand-by. Proprio quest'anno era in programma la partenza del rover Rosalind Franklin, però è stato tutto fermato a causa della questione terrestre. Speriamo in futuro di riprendere, di poter riprendere questa missione. Ultimo c'è Elon Musk con il suo SpaceX e lui ha un'idea ben precisa del futuro. Sembra un po' uno dei film di Star Wars con queste colonie su Marte e le Starship tutte qua parcheggiate apposta per fare questi viaggi di andata e ritorno su Marte. Ma vedete qua ovviamente un bellissimo rendering, non è reale, che ha proprio fatto vedere lui alla sua conferenza stampa che c'è stata proprio questo febbraio. Ma vi dicevo, se non avete i soldi di Elon Musk, ma avete le stesse idee, cioè di poter terraformare un altro pianeta, ci sono qui io e vi consiglio di scaricare gratuitamente questa applicazione, si chiama Terra Genesis, già dal nome si capisce che si parla di terraformazione di pianeti. E ci sono alcune cose gratuite, altre a pagamento ovviamente, tipo Alberto, questo è per te, c'è il pacchetto Trappist, quindi se vuoi terraformare gli esopianeti puoi farlo. E vabbè, a parte gli scherzi, è molto carino. Ci sono delle tecnologie per creare appunto questa trasformazione del pianeta che possono sembrare veramente, anzi sono fantasiose per ora, però vi dico che sono tutti esperimenti che sono attualmente in studio da parte della NASA. Anche qua sono spiegati leggermente e è molto interessante perché ci fa capire quanti sono effettivamente i parametri, anche se ovviamente è un gioco semplificato, che ci sono tantissimi parametri da dover guardare per poter terraformare un pianeta e quindi poi per poterci abitare. Io qua concludo con una frase di Carl Sagan che immagino ipoteticamente di poter dedicare a tutte le sonde che sono state su Marte in passato, che ci sono ora, e perché no anche agli astronauti che in futuro arriveranno su Marte. Quindi qualsiasi sia la ragione per cui sei su Marte, sono felice che tu ci sia e mi piacerebbe essere lì con te. Ok, io ho finito, e vi ringrazio e se avete domande fate pure. Alberto, non ti si sente. Prova a parlare. Si sono scaricate le batterie di Alberto. Può darsi. No. Nada. Bello il Bluetooth. Se poi si scarica diventa ancora più.
Salutate anche Lorenzo nel frattempo che si era un po' eclissato, però adesso è ritornato tra noi. Ora mi sentite? Ora sì. Ho capito cosa è successo, ho cambiato il microfono. Niente, volevo, intanto benvenuto anche a Lorenzo, volevo fare i complimenti a entrambi i relatori perché ci avete fatto proprio un bel excursus su Marte sotto tanti punti di vista, una cosa veramente molto molto carina, quindi grazie. E niente, intanto volevo dare spazio alle domande, se ce ne sono, visto che si sono toccati tanti aspetti, e quindi se ci sono delle domande da fare, sotto vi tocca, insomma, chiedete quello che volete. Intanto mentre si aspetta vi metto il link che vi dicevo sui suoni di Marte, che a mio avviso è veramente, veramente interessante, se le trovo. Ecco qua. C'è una domanda da parte di Pietro Bianchi: quali sono le tempistiche per le prossime missioni su Marte? Bella domanda. E non si sa, perché questi sconvolgimenti sulla Terra stanno veramente ritardando tutto. Sembra strano, ma... ho mandato solo a Carlo. E sembra strano, ma anche se ci sono solo alcuni paesi, diciamo così, per ora almeno, coinvolti, e purtroppo le ripercussioni ci sono a livello globale. Poi c'è da dire anche che ci sono varie problematiche da affrontare. Ora io non le ho affrontate durante la conferenza, però capite che 2 anni nello spazio, cioè già lo vediamo nella stazione spaziale, stare 2 anni nello spazio in assenza di gravità comunque sia... ne risente sia la massa muscolare, ne risente, come vi ho detto, ci vogliono almeno 2 anni per arrivare su Marte, quindi pensate che non possiamo pretendere di partire con tutto il cibo che ci servirà poi per stare là, cioè partiremo con un'astronave enorme, dobbiamo pensare di dover coltivare il cibo che mangiamo in presenza. Ora non ve l'ho detto anche questo perché sennò non finivamo più, però ci sono anche degli esperimenti, tipo anche Perseverance ne ospita uno, il MOXIE, che permette la creazione dell'ossigeno a partire dall'anidride carbonica che è presente nell'atmosfera di Marte. E l'esperimento ha funzionato, cioè l'hanno già provato, e l'ossigeno è stato già creato, quindi è già un passo in avanti. Però da creare un po' di ossigeno, a creare la quantità che serve a degli astronauti per starci un tot di tempo, a creare anche delle cupole magari con stampanti 3D che possono proteggere dalle radiazioni e comunque sia in loco. Poi c'è il problema delle radiazioni durante il viaggio, quindi insomma ci sono un sacco di tecnologie che... alcune vanno ancora proprio inventate, quindi dare una data precisa per il futuro penso sia abbastanza da incoscienti, cioè ci sono delle date, no? Si ritorna nella Luna nel 2026, poi su Marte 10 anni dopo, però secondo me sono un po' azzardate, cioè io non mi sbilancerei così tanto perché ci sono tantissime cose ancora da dover proprio inventare come tecnologie. Se lo chiedi a Musk, ti dice che domani è già pronto. Certo, a Musk fa bene. Lui porta avanti la speranza che nei secoli, come avete visto, in tutte le missioni ci hanno portato verso Marte, no? Sempre la speranza, il filo conduttore che ci porta ad esplorare l'universo. Se posso agganciarmi a quello che stava dicendo Silvia, le problematiche sono anche, giustamente, su Marte ci arrivi se impari a produrre cibo laggiù, se no non c'è modo di... Quindi una delle fasi intermedie, quando noi sentiamo parlare adesso del ritorno sulla Luna per andare su Marte, non è che sia una tappa intermedia perché poi si parte dalla Luna. Il problema è che noi dobbiamo riuscire a fare delle basi da abitare su Marte, se vogliamo starci. E prima di andare là, bisognerà imparare a farle sulla Luna, dove l'ambiente è
ostile nello stesso modo, dove abbiamo più o meno le stesse problematiche. Pensate che il programma, il progetto Artemis, che è quello del ritorno sulla Luna, prevede di fare addirittura una piccola stazione spaziale che orbita intorno alla Luna, in modo tale che se ci fossero dei problemi appunto nel creare queste basi, l'aiuto è immediato, cioè c'è una stazione orbitante intorno alla Luna che è di supporto per quello che si sta facendo. Non voglio dilungarmi più di tanto, però voi capite che se noi andassimo direttamente su Marte a fare queste prove, se succede qualche cosa, buonanotte. Quindi prima dobbiamo imparare a sopravvivere sulla Luna come se fossimo su Marte. Quando sulla Luna avremo provato e avremo imparato e saremo capaci, potremo andare a farlo più lontano, dove purtroppo non potremo contare su un aiuto immediato come quello che potrebbe invece essere fornito sulla Luna. Quindi vedete che insomma le problematiche non sono di poco conto. Però anche quando si parlava di andare sulla Luna c'era chi dava del matto von Braun, e sulla Luna ci siamo andati. Per cui guardiamo sempre in avanti con ottimismo e con la speranza un giorno di riuscire ad arrivare su Marte. Altre domande? Ne avrei una io sul Mars Sample Return. Prego, prego. Allora, no, la domanda era, sento sempre parlare di, diciamo, questa ulteriore missione che poi riuscirà a prendere i campioni che sono stati disseminati su Marte per riportarli sulla Terra. Però alla fine mi sembra impossibile che non sia stata data una data certa per questa missione. Cioè, sento sempre un po', infatti, dire sarà in futuro questa nuova missione, avverrà, però non c'è stata, almeno a quanto ne so io, una pianificazione certa. Ecco che chiedevo com'era possibile questo aspetto, cioè si fa una missione dove si raccolgono i campioni e non abbiamo la certezza di quando andrà la prossima a prenderli poi questi campioni. E poi un piccolo inciso anch'io sul discorso, diciamo, dell'umanità su Marte. Mi ricordo in una conferenza di Nespoli a cui avevo assistito, che diceva: ma nel giorno che ci mettiamo davvero a dire vogliamo andare su Marte, cominciamo a investire i soldi che servono, servirebbero almeno 15 anni di tempo per avere qualcosa di, diciamo, fattibile, proprio perché c'è tutta una serie di problematiche ancora da risolvere, quali le radiazioni e tutte quelle che avete esposto, diciamo, prima. Certo. Allora, sì, faccio un commento su questa seconda cosa. E secondo me, per andare su Marte effettivamente, non solo dal momento in cui decidiamo ci vorranno decenni, ma dobbiamo andarci come cooperazione mondiale, secondo me, perché uno stato singolarmente non può avere proprio materialmente la disponibilità per fare un viaggio del genere. Quindi secondo me dobbiamo metterci in testa, se effettivamente vogliamo andare su Marte, di andarci come comunità. Comunque questa è una mia idea. Quindi, allora, per quanto riguarda il Mars Sample Return, in realtà è già in progetto la missione, quindi la stanno costruendo. Non c'è ancora la data di lancio, però è già sicura, cioè è già stata approvata. E devo dire che ci sono anche delle questioni che portare dei campioni da un altro pianeta sulla Terra, ci sono delle questioni proprio in sospeso, legali quasi, se vogliamo dire, perché sicuramente non c'è niente, ma se ci fosse vita batterica, allora ci sono delle ipotesi di lasciarle in orbita terrestre per evitare la contaminazione del nostro pianeta con batteri che non conosciamo e quindi potrebbero portare malattie. Quindi c'è la possibilità di lasciarli in orbita terrestre e andare poi a studiarli in orbita terrestre. Oppure c'è proprio un protocollo in studio di biocontenimento di livello 4, che sarebbe praticamente quello che c'è per le malattie mortali. Quindi per far arrivare questi campioni al suolo e studiarli poi in queste zone molto protette. Quindi non è solo una questione di lancio e di progettazione della sonda in sé, quanto anche tutte le questioni che poi ci stanno dietro al campione che poi ritorna a Terra. Quindi ci sono varie questioni ancora da analizzare.
Ok, grazie. Prego. Scusa Silvia, ma allora con i campioni lunari come hanno fatto? Vabbè, i campioni lunari all'inizio le prime sonde venivano sterilizzate e anche gli astronauti stavano in quarantena e tutto. Poi quando hanno visto che la Luna non aveva forme batteriche, insomma si sono tranquillizzati e hanno iniziato a portarli giù tranquillamente. Ma all'inizio, alle prime missioni, erano molto attenti a questo. Soprattutto ai tempi della Luna, stiamo parlando di 50 anni fa, oltretutto, la preoccupazione più grande era quella che ci potessero essere delle malattie da importare. Oggi la preoccupazione più grande è quella di non andare ad inquinare gli altri pianeti. Ai tempi del 50 anni fa non c'era questa grande preoccupazione di andare a inquinare un ambiente esterno come quello che poteva essere la Luna, okay, perché c'erano altre priorità, altri obiettivi, e quindi oggi invece c'è molta attenzione proprio anche dal punto di vista di sterilizzare tutto quello che viene messo in orbita per non andare a inquinare l'ambiente esterno. Insomma, meno male, 50 anni di storia sono passati. La cosa che ci ricordiamo, come diceva Silvia, è quando misero gli astronauti in quarantena, poi dopo due missioni anche questa cosa non l'hanno più fatta perché non c'era motivo, fortunatamente. Posso fare una domanda a Stefano invece? Hai parlato del nucleo di Marte ricco di, oltre che di ferro, quindi anche di zolfo e di idrogeno. Questa cosa mi lascia un po' perplesso. Com'è? Hai mica approfondito per caso? Sì, allora, anche a me ha lasciato abbastanza perplesso, più che altro la presenza di idrogeno. Cioè, mi sembrava molto strana. Però effettivamente nell'articolo che è stato pubblicato sull'INAF, sul sito dell'INAF, questi ricercatori giapponesi hanno ipotizzato la presenza di questi elementi a giustificare questa ridotta densità, no? E ho provato a trovare altre informazioni, ma non ho trovato niente. Però, ripeto, anche a me è lasciato un po' perplesso. Lo zolfo mi può anche tornare, forse, volendo, però l'idrogeno effettivamente mi sembrava strano. Però, rileggendo varie volte l'articolo, per essere sicuro di aver capito bene, era venuta fuori questa, se non mi sbaglio anche Silvia aveva trovato una cosa simile, infatti, cioè, volevo, sì, proprio lo stesso articolo, e non c'era scritto bene, però c'era scritto che i dati della composizione erano presi dagli esperimenti della sonda InSight, quindi non c'era scritto meglio, molto probabilmente guardando l'articolo poi originale in inglese magari c'era scritto di più, però ammetto, non ho approfondito, però sembra che sia venuto fuori da questi esperimenti che ha fatto proprio la sonda, quindi come se avesse capito con queste onde sismiche la composizione interna, non lo so, però diceva che i dati venivano proprio dalle misurazioni della sonda. Così ha senso, se posso fare un commento. Certo. Mi verrebbe da pensare che magari ci sono come composti e non come elementi singoli, però considerando che nel nucleo magari la temperatura è alta, forse non è possibile che questi composti rimangano stabili. Quindi, boh, c'è un'ipotesi così, l'ho buttata lì ora sul momento. Quindi mi è venuta in mente sta cosa, ma non saprei. Boh. Come, non hai studiato per fare questa conferenza tu? Ma... Polfuri di ferro sono possibili, però no, il problema è che quando Marte si è formato, voglio dire, nel nucleo, come da tutte le altre parti, insomma, nel nucleo, per la differenziazione, era formato soprattutto da ferro e da nichelo, lo zolfo è leggero, quindi lo zolfo doveva essere un po' più alto, non doveva andare nel nucleo, quindi o c'è stato davvero uno scontro che ha rimescolato un po', che abbia creato delle cose del genere, può essere, però è vero che il fatto che abbia però una densità del tipo è come se si fosse formato in quel modo lì, e quindi questa cosa mi lascia un po' non so, non saprei giustificarla, quindi magari formiamoci, cerchiamo. Sì. È anche vero. Dunque, che appunto c'è tanto ferro anche sulla superficie di Marte, proprio perché essendo piccolo non è caduto nel nucleo tutto. Quindi può darsi anche che sia vero l'inverso, che non tutto il leggero sia salito su, ma sia rimasto anche nel nucleo. Non lo so, Sì. Comunque volevo sottolineare anche un altro dato che non ho citato. Quando c'era
la presentazione di tutti i dati, quella paginata, quella slide con tutti i dati di Marte. Marte ha una densità media, grammi centimetro cubo, molto inferiore rispetto a quello della Terra. Quindi evidentemente, qui ora non ricordo bene, però mi sembra che la Terra sia superiore a 5 grammi centimetro cubo, la densità media, mentre Marte sia poco più di 3, una cosa, insomma, l'ordine di grandezza è questo. Quindi potrebbe darsi che comunque complessivamente Marte sia composto da elementi più leggeri che poi alla fine anche nel nucleo hanno giocato un ruolo. Magari in un modo un po' arzigogolato, che magari non, per ora ci può anche sfuggire, però sta di fatto che Marte ha una densità molto ridotta rispetto, per esempio, alla Terra. Quindi è ricco di questi elementi volatili, o quantomeno più leggeri. Certo, è vero che di lì c'è passato anche Giove, ha fatto una bella pulizia, no? Infatti, sì, poi. Soltanto che cioè, la composizione media del disco protoplanetario deve essere stata più o meno simile, quindi anche se un po' di materia è stata portata via da Giove, non è che Giove può aver scelto la materia da portarsi via, no? Quindi alla fine, boh, strano questa cosa. Insomma, approfondiamola, è una cosa che sinceramente non la sapevo, quindi mi incuriosisce. Ma è uscito da quando? Febbraio, marzo? Febbraio. Sull'INAF, quindi poi magari mettiamo il link, lo facciamo girare anche nel gruppo soci, Sì, tanto lo troviamo l'articolo. subito. Ah, ecco, visto. Efficiente. Perché ce l'avevo messo. Aspetta. Vabbè, poi teniamo presente che tutte le volte che si rileva qualche cosa di nuovo, io lo dico sempre, no? Per una risposta che trovi ti fai due domande nuove. È successo anche, per esempio, un caso di questo genere con Mercurio, scusate, con Venere, non con Mercurio, col discorso della fosfina, che prima erano sicuri di aver trovato determinate cose, poi dopo hanno visto che, insomma, voglio dire, dobbiamo sempre renderci conto che quando parliamo soprattutto dell'interno dei pianeti, non è che ci siamo dentro, per cui ci sono strumenti che fanno rilevazioni, ci sono cose che riusciamo a scoprire, non è escluso che poi dopo possano essere in un certo senso confermate con ulteriori rilevazioni oppure rettificate perché magari viene fuori qualche cosa di diverso. Quindi è il bello questo così, della scienza, della passione che abbiamo, è una materia viva, una materia che si evolve nel tempo e che si evolve anche secondo delle strumentazioni che abbiamo a disposizione. Quindi, insomma, ci sarà qualche cosa da aggiungere e sicuramente non perderemo l'occasione di farlo. Insomma, tutte cose molto molto interessanti.